Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò 5 bug barra trucchi su GTA 5 online. Il primo bug barra glitch che vi mostrerò è per avere le maschere di Natale adesso tuttora su GTA 5 online. Dovete semplicemente entrare nel vostro appartamento, avviare un qualsiasi colpo che volete, sia preparazione sia vero e proprio colpo. A questo punto dovete invitare le persone occorrenti per iniziare quel colpo, o comunque sia, ripeto, preparazioni. E una volta che avete iniziato il colpo, dovete semplicemente andare nel menu interazione, inventario, maschere e dovete cambiare le maschere. A quel punto noterete che tra le maschere avrete anche le maschere di Natale e a questo punto potete indossare una maschera di Natale a vostro piacimento tra quelle che ci sono ovviamente nel vostro menu inventario e potete indossarle per tutto il periodo del colpo. Purtroppo ragazzi non si possono salvare, non si possono avere in free mode, però si possono avere nel colpo fino a quando non si termina il colpo o appunto non uscirete voi dal colpo. Passiamo invece ora al secondo bug di questo video. Dovete semplicemente recarvi in questa locazione che vi sto mostrando ora. A questo punto dovete sparare un colpo di bazooka o bomba, comunque sia un colpo esplosivo, contro questa pianta su questo muretto per farla scomparire. Una volta fatto ciò dovete semplicemente premere il quadrato per salire sopra questo muretto e a questo punto il vostro personaggio cadrà nel vuoto e dopo qualche secondo spawnerà per strada. A questo punto, se volete rifare questo bug, noterete che la pianta comparirà di nuovo. Voi dovete semplicemente tirarle una bazookata, comunque sia una bomba, per farla scomparire, esplodere. A questo punto potete ripetere questo bug tranquillamente. Passiamo invece al terzo bug di questo video. Dovete semplicemente recarvi in questa locazione, ovvero all'interno dell'aeroporto. A questo punto dovete andare dove sto andando io, precisamente qua dentro. E una volta fatto ciò, noterete che ci saranno due sportelli aperti. Voi dovete semplicemente buggarvi in ognuno di essi premendo R1. Così facendo, il vostro personaggio rimarrà buggato, camperando all'interno di questo scaffale, di questo armadietto. All'interno di questo armadietto potete nascondervi dai nemici, potete comunque essere nascosti se magari un nemico che vi sta dando la caccia non conosce questa locazione o comunque sia questo bug, non vi troverà mai. Passiamo invece al quarto e penultimo bug di questo video. Per fare questo bug avete bisogno della seconda versione della nuova auto Lowriders aggiunta nel DLC Lowrider Custom Classic, ovvero la Willard Faction. Dovete premere X per alzare al massimo le sospensioni idrauliche di quell'auto. A questo punto dovete andare contro un'auto di un civile che si afferma, perché se appunto è in movimento sarà più difficile appunto andarci contro e impennare su di essa. Voi dovete semplicemente andare sopra un'altra auto di un civile con quell'auto, ripeto, con le sospensioni tutte in alto. A questo punto noterete che la ruota davanti si buggerà sopra il tettuccio dell'auto e farà rimbalzare l'auto, comunque sia buggare l'auto del civile, in una maniera da farla sollevare anche da terra e qualche volta anche farla esplodere. Passiamo invece all'ultimo e quinto bug di questo video. Per fare questo bug dovete avere uno yacht, se non avete voi lo può avere anche un vostro amico, basta che appunto vi farà accedere al suo yacht personale. Non importa se avete lo yacht che costa di meno o quello che costa di più, certo se avete lo yacht quello che costa di più sarete più avvantaggiati per fare questo bug, perché servirà poi un altro motoscafo per farvi buggare. Comunque sia, se appunto non avete lo yacht che costa di più, potete chiamare un motoscafo a parte, lo troverete anche vicino alle giostre, lì lo potete trovare tranquillamente e potete fare questo bug se non avete nulla da fare. Per fare questo bug dovete semplicemente salire dove c'è questa scaletta, dove sono andato io. A questo punto il vostro amico dovrà prendere un qualsiasi motoscafo di qualunque parte, non importa sia per forza del proprio yacht o no. A questo punto il vostro amico dovrà posizionarsi come state vedendo nel video e dovrà andare in retromarcia per appunto venire verso di voi. Una volta che il vostro amico starà andando in retromarcia contro di voi, voi vi sposterete dalla scala automaticamente, rimarrete buggati sospesi nell'aria
e continuerete ad andare avanti buggati nell'aria fino a quando il vostro amico non si fermerà con il motoscafo. Il vostro amico potrà continuare ad andare in retromarcia con il motoscafo fino a quando voi non atterrerete automaticamente nell'acqua. Una volta che il vostro personaggio sprofonderà nell'acqua, e ritornerà a galla dopo qualche secondo da solo, quindi automaticamente senza premere alcun tasto. Niente ragazzi, io spero che questa compilation di bug barra glitch vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like per questo video, per questa mega compilation, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video e da Orcover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!